pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci pronti ad un nuovo viaggio nel mondo della musica che oggi ci porta all'estero. Intanto vi vogliamo premettere che le atmosfere oggi sono molto rilassate e soft, e anche la voce degli artisti protagonisti è pronta a cullarvi in qualche modo con quella che è la caratteristica proprio dei Bee Gees. Sì, perché oggi tornano loro protagonisti del nostro spazio con una canzone come For Whom The Bell Tolls, per chi suona la campana, insomma, che ricorda e rievoca il libro di Ernest Hemingway. Intanto va detto che è una canzone della formazione che uscì nel 1993 con l'album Size Isn't Everything, il 20° disco e nel caso della canzone la seconda traccia. Ecco che non appena pubblicata raggiunse la posizione numero 2 della classifica britannica e la numero 6 in Irlanda. E va anche ricordato che proprio con questo brano la formazione raggiunse la posizione più alta in classifica fra i singoli nel Regno Unito negli anni 90, dando al gruppo la possibilità di entrare nella top 5 per 4 decadi consecutive, ossia negli anni 60, 70, 80 e appunto 90. Ad accompagnare la canzone c'era anche un video, c'è tuttora, molto suggestivo, girato anche su una scogliera. Questo brano quindi ci dà modo di ricordare quello storico gruppo formatosi in Australia e nello specifico a Brisbane, composto dai fratelli Barry, Robin e Maurice, figli di emigrati nella terra dei canguri, emigrati inglesi. Ancora oggi sono considerati fra i gruppi più noti, importanti, innovativi e anche influenti della storia della musica pop e sono inseriti anche tra i 5 artisti di maggiore successo della storia della musica con oltre 230 milioni di dischi venduti, includendo album prodotti e scritti per altri artisti. In ambito popolare sono ricordati soprattutto, ma non solo, per ciò che è la loro caratteristica, per la disco music, per l'anima soul R&B e per avere composto le canzoni principali della colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Famosi per i loro cori, con le voci che si mescolano in modo incredibile, e poi dalla seconda metà degli anni 70 per la cantata in falsetto, i tre fratelli quasi sempre curavano loro stessi la stesura delle canzoni e insieme, oltre a scrivere anche per altri artisti nel panorama musicale mondiale, tra i quali non possiamo dimenticare Barbara Streisand. L'ultimo tour invece risale agli anni 90, proprio gli stessi della nostra canzone di oggi, e nel 1993 infatti ecco che avevano pubblicato Size Isn't Everything, il cui primo singolo era Paying the Price of Love e che aveva partecipato anche a Vota la Voce. Invece dal disco ecco appunto la ballata For Whom the Bell Tolls, mentre nel 1994 sono stati premiati con l'ingresso nella Songwriters Hall of Fame, nel 97 poi la Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 2001, anno in cui sono stati inseriti nella Vocal Group Hall of Fame, è uscito il loro ultimo album come gruppo, This Is Where I Came In. L'album aveva anche dato modo a ciascun componente della band di scrivere le proprie canzoni, ma contemporaneamente aveva permesso anche che si aiutassero l'un l'altro. Per esempio, Maurice aveva contribuito alla stesura di Man in the Middle e Walking on Air, Robin di Deja Vu, Promise, The Hurt e Embrace, e poi Barry anche a Lose, Talk, Costs, Lives, Technicolor Dreams e Voice in the Wilderness. L'ultima esibizione dal vivo dei Bee Gees è stata quella di The Live by Request, speciale andato in onda poi in TV. Maurice nel frattempo era diventato anche direttore musicale del gruppo, però morì improvvisamente il 12 gennaio del 2003 per complicazioni dovute a un blocco intestinale. Inizialmente Robin e Barry pensarono di continuare, insomma, a mantenere unito il gruppo, a continuare a suonare, poi però decisero in memoria del fratello di ritirare il nome Bee Gees proprio perché ricordasse solo il trio musicale originale.
riunitisi dopo il 2003, soprattutto però per eventi benefici. Nel 2009 annunciarono un ritorno a nome dei Bee Gees, poi però la scomparsa di Robin, avvenuta il 20 maggio del 2012, ha chiuso definitivamente la storia di questa band leggendaria, anche se l'attività di Barry tende comunque a onorare la memoria anche dell'intero gruppo. A voi l'ascolto!